Buongiorno a tutti, ben arrivati. Sono le 7 a TV6, a presto presto. Sono le 7 in Abruzzo. Abbiamo una serie di cose da dirci in questa settimana che comincia oggi, naturalmente, perché la nostra settimana comincia il martedì con la rassegna stampa, anche se la rassegna stampa di TV6 e la trasmissione Presto Presto prende avvio il lunedì, ma questo non è successo questa settimana perché ieri non c'erano i giornali in edicola e siccome non c'erano i giornali in edicola era ridicolo fare una rassegna stampa, giusto? Allora, avete trascorso una buona lunedì di Pasqua? Non dico Pasqua perché certamente è stato ottimo, non so perché decisamente ha fatto freddo, come fa freddo stamattina, ma ne parliamo tra poco con il nostro amico di abruzzometeo.it. Noi dobbiamo cominciare a lavorare subito perché le cose da dire sono importantissime. La prima, che non troverete sui giornali, è che è una notizia arrivata stanotte perché il fatto è avvenuto questa notte. In America una persona X, non ancora identificata, questa notte ha vinto con il suo biglietto della Lotteria America 646 milioni di dollari. 646 milioni di dollari. Ah. Allora, e noi cominciamo con il Sole 24 Ore, perché più diventiamo esperti anche noi in economia, più abbiamo possibilità di lavorare bene, guadagnare bene. Allora, il Sole 24 Ore, l'apertura. Occhio, mercati, Wall Street perde l'1,1% per i timori sulla ripresa. Ci sono una serie di servizi e di interventi all'interno. I timori sulla ripresa significano tante cose, ovviamente anche i passi della politica, ma non solo, ovviamente anche quel quid di coraggio che sembra mancare in tutta Europa secondo gli osservatori. Naturalmente. Allora, il titolo di apertura vero e proprio è Lavoro, la partita delle modifiche. Domani vertice Confindustria, ABI, ANIA, Rete Impresa e Cooperative e COP per emendamenti comuni su partite IVA, contratti a termine e licenziamenti. Catricalà, il sottosegretario, l'impianto resti pronti a buone correzioni, Monti nessuna incertezza. Allora, il sottosegretario Catricalà sull'argomento delle modifiche, sulla questione del lavoro, dice: l'impianto resta quello, ma siamo disponibili ad accettare buone modifiche. Intanto il Sole 24 Ore pubblica un dizionario con i termini per uno dei suoi, no? È una consuetudine per il Sole, i termini per le decisioni sui licenziamenti e il ruolo dei giudici nella scelta tra reintegro e indennizzo, sempre per capire di più e sapere meglio. Ma l'attenzione del Sole sta anche, come sempre, ovviamente, sta su più fronti, eccolo qui, basta ritardi nei pagamenti. In tempi in cui il dibattito politico è giustamente incentrato su austerity e lotta all'evasione, può apparire paradossale ricordare che lo Stato è il primo ad essere in difetto, ci ricorda Antonio Tajani sul Sole 24 Ore. I suoi debiti scaduti nei confronti delle imprese ammontano infatti ad oltre il 4% del PIL, pari a quasi 70 miliardi di euro. Ogni tanto su questo argomento il Sole ci torna. Poi, bellissimo da parte del giornale Confindustria, il giornale Confindustria rende omaggio, fa un inchino a Miriam Mafai, la giornalista scrittrice. Miriam Mafai, Il coraggio della testimonianza senza sconti, è l'articolo di Stefano, che Stefano Folli dedica alla Mafai. Ci sono molti modi per andare oltre gli errori e le illusioni della propria generazione. Il più banale è quello di rinnegare il passato e di chiuderlo in un armadio, come si fa con un vestito passato di moda.
il più sincero è quello di raccontare e di raccontarsi senza nascondere nulla e senza rifugiarsi nell'ipocrisia. Miriam Mafai ha vissuto la seconda parte della sua vita, che ci ricorda Folli, si è conclusa ieri a Roma, scegliendo la strada più comoda, ma più autentica. Lei che aveva vissuto da testimone protagonista la lunga stagione del PC, lei che era stata compagna di vita di Giancarlo Pajetta e con lui aveva attraversato la storia del comunismo italiano, aveva scelto di parlare della sua vita senza reticenze. Troveremo la notizia della Mafai ovviamente ovunque, anche sui quotidiani abruzzesi, perché la Mafai è stato assessore a Pescara. Ma la politica sul Sole 24 Ore, che ci racconta che Renzo Bossi si dimette, Calderoli dice ora deve lasciare Rosi Mauro e bufera sulla Lega, come sapete l'autista del Trota diceva facevo da bancomat, fondi ai partiti, i leader accelerano, domani è la nostra proposta. Ecco qui, la proposta arriverà domani e probabilmente non sarà quella di un decreto legge. Intanto l'inchiesta alle divisioni lombardo-venete, c'è una riflessione, Maroni piglia tutto in provincia. Piccoli verminai crescono, dice l'articolista, passi via Bellerio, ormai una specie di Sodoma e Gomorra dell'autonomismo. Ora è scattata la competizione mai sopita, sentite che bella riflessione, tra i Veneti e i Lombardi. Il conflitto verte sulla supposta purezza degli uni, i Veneti, a discapito degli altri, i Lombardi. Una tesi ardua da dimostrare. La Liga è la madre di tutte le leghe, tuona Giampaolo Gobbo, segretario nazionale veneto da 14 anni, che in giugno dovrà vedersela al congresso con Flavio Tosi in persona. Questa è la riflessione. Liga e Lega, naturalmente in momenti di difficoltà c'è anche la corsa a dipingersi il migliore, il più pulito, il più sicuro, il più per bene, eccetera, eccetera. Ma passiamo alla Repubblica. Eccoci qua, Lega si dimette anche Bossi Junior, l'apertura. Il senatore dice, ha fatto bene, era stufo, il figlio. Oggi vertice in procura, imminenti nuovi avvisi di garanzia, evidentemente a Bergamo i maroniani preparano la spallata. Che cosa succede? Che già questa sera Maroni potrebbe essere acclamato segretario, ma vediamo un po', procediamo per gradi. L'autista di Bossi Junior, ero il suo bancomat, Calderoli, e ora lasci Rosi Mauro, la vicepresidente del Senato, nonché segretaria amministrativa della Lega. Calderoli attacca, appunto, dice Rosi Mauro, lasci il Senato, oggi vertice in procura, in arrivo i primi avvisi di garanzia. Intanto acclamiamo subito Bobo leader, lo trovate nel retroscena, per l'ala dei maroniani, la adunata leghista oggi alla Fiera di Bergamo è quasi un congresso anticipato del Carroccio, tanto che gira voce che questa sera potrebbero tentare il colpaccio. Ecco qua invece per quello che riguarda i partiti, PD, PDL e UDC accelerano, soldi ai partiti, entro domani le nuove regole. Alfano, Bersani e Casini accelerano sulla riforma del finanziamento ai partiti. Sarà la Corte dei Conti ad avere poteri ispettivi e dovranno essere note le donazioni sopra i 5.000 euro. Andiamo avanti. TV, svolta del governo, all'asta le frequenze. Azzerato il beauty contest, saranno venduti a pacchetti. Svolta del governo sul beauty contest che verrà azzerato. Niente più frequenze gratis alle televisioni a partire da Mediaset. Andranno all'asta
e saranno vendute a pacchetto, annuncia il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passa. Un'ipotesi che la banda larga venga aggiudicata per un periodo di 3 anni, da qui al 2015. Per quella data infatti è previsto lo spostamento di reti dalle TV all'accesso a internet. E ancora, la Francia profonda di Marine Le Pen, c'è un'intervista anche, ma c'è una riflessione su che cosa succede in Francia per le elezioni e non pochi elettori, dice l'articolo, circa 15 su 100, si ripromettono di votare Marine Le Pen il 22 aprile al primo turno delle presidenziali. Però, dice l'articolo, questo non sarà sufficiente a lei per arrivare alle elezioni, ma 10 anni fa, nel 2011, è accaduto proprio questo invece, che il candidato della sinistra, il primo ministro socialista Lionel Jospin, fu superato da Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen. E va bene. E ancora, la battaglia dei brevetti tra i colossi d'America, un attimo soltanto, è l'ultima ossessione dell'industria tech. Fare incetta di brevetti e copyright, accumulare proprietà intellettuale. Il colpo grosso l'ha fatto ieri Microsoft, che ha comprato 800 brevetti. E per finire con i quotidiani nazionali, eccola qui Miriam Mafai, anche con una bella foto che le dedica la prima pagina della Repubblica, quotidiano di cui lei è stata cofondatrice. Miriam Mafai, una vita in trincea tra giornalismo e battaglie civili, è morta a Roma, 86 anni come ormai sapete. Ci sono una serie di articoli all'interno di Nello Aiello, Corrado Augias, Sconcita De Gregorio, c'è il ricordo di Ezio Mauro, ma qui c'è il pezzo portante che è di Eugenio Scalfari, che ha per titolo L'allegria dell'intelligenza, dove tutto il merito dell'intelligenza va alla grande Mafai. Buongiorno, buongiorno, abruzzometeo.it. Buongiorno, buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno Giovanni De Palma, adesso io non è per prendermela sempre con lei, ma stamattina fa veramente freddo. No, no, ha perfettamente ragione, ma come le avevamo parlato nei giorni scorsi, è giunto un intenso impulso di aria fredda che comunque ha portato anche la neve al di sotto dei 1000 metri. Sì. Una situazione un po' particolare, comunque la situazione, quel tipo di tempo ci ha lasciati fortunatamente. Adesso la situazione è in miglioramento, anche se a carattere temporaneo. Non ci saranno particolari problemi nelle prossime ore, splenderà il sole, le temperature tenderanno gradualmente a salire, ma già dal pomeriggio sera tenderà ad aumentare la nuvolosità, perché è in avvicinamento una perturbazione che la ritroveremo nel corso della giornata di domani. Quindi domani piove di nuovo, oggi però fa un po' meno freddo, in sintesi? Sì, diciamo di sì, fa meno freddo perché c'è il sole che comunque riscalderà un po' l'aria, ecco. Quindi, farà un po' meno freddo, però intanto ci prepariamo alla pioggia, domani ci sarà pioggia, va bene? Sì, esattamente. Grazie, noi la ringraziamo lo stesso, perché che dobbiamo fare, però, però guardi, ci ha fatto passare una Pasqua. Adesso sinceramente trova corretto quello che ha fatto agli abruzzesi lei? Ma guardi, purtroppo non possiamo comandare quello che la natura ci impone, però effettivamente sì, proprio a Pasqua, dopo una lunga fase di tempo stabile con temperature al di sopra delle medie stagionali, questo un po' dà fastidio, questo è vero. Ecco, grazie. Grazie, grazie anche per scherzare con noi a quest'ora del mattino, è indispensabile per sorridere e cominciare la giornata. A domani. A domani. Grazie a lei, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie anche a lei. Arrivederci a Giovanni De Palma su abruzzometeo.it, lo ritroveremo domani, voi lo trovate negli aggiornamenti del sito appunto abruzzometeo.it, ma anche nei notiziari di TV6. Ci siamo con l'Abruzzo, cominciamo con le notizie abruzzesi. Allora, cominciamo con il tempo, autobus più cari del 10%, la manovra sui trasporti scatta
Domenica, insieme a una serie di agevolazioni sulle tessere nominative, aumentano i prezzi di biglietti e abbonamenti. Decide così di aprire il centro questa mattina, dopo aver avuto la pausa, come tutti gli altri, ieri per la Pasqua, non essere stato in edicola. E poi che cosa ci propone? Ci propone subito una notizia che ritroveremo poi su tutti i quotidiani. A Teramo, che viene da Teramo, bimbo di 2 mesi spariti, i genitori accusati di omicidio ma il corpo non si trova, è una vecchia storia, l'inchiesta è chiusa e vedremo tra poco. E poi un titolo con una bella foto di basket, la Banca Tercas ha la salvezza in tasca e ha fatto delle serene feste pasquali. E poi una notizia di politica, e questa ce l'ha soltanto il centro, perché è una riflessione di fatto. Nasce l'asso politico Gatti D'Alfonso, sarà sancito in un convegno sul lavoro. Voi sapete che Gatti è l'assessore al lavoro del PDL e sapete che D'Alfonso è l'esponente, ex sindaco di Pescara, ex tantissime cose importanti del PD. Ma ritroveremo l'argomento su questo asse politico che forse inaugurerebbe una nuova forma di collaborazione che nulla ha a che fare con, avrebbe a che fare con l'essere trasversali, ma piuttosto sarebbe una ricerca di nuovi spazi politici perché ci siano poi traduzioni e concretezze amministrative, e cioè fatti, in questo accordo tra un uomo del PDL e un uomo che fino a poco tempo fa è stato il pilastro della sinistra. Allora, intanto l'inchiesta sulla Zairina Andreola blocca il progetto Idrovolante. Che è successo? Che a Giulianova agli arresti, no, che agli arresti c'è la dirigente regionale responsabile di lavori che devono partire nel porto di Giulianova. Quindi l'Andreola, che è coinvolta nell'inchiesta Caligola, di fatto blocca il progetto dell'idrovolante che dovrebbe collegare Giulianova con Grecia, Montenegro, Croazia e Albania. Vanna Andreola, dirigente del servizio attività internazionali presso la regione Abruzzo, era la referente del progetto, è stata arrestata nell'ambito di questa inchiesta a Caligola. Ora la regione deve nominare un nuovo responsabile dell'attività di gestione. Fino a quel momento la provincia non può spendere i soldi già in cassa per adeguare il porto. Allora, ecco qui all'interno la notizia degli autobus, scatta l'aumento del 10%, da domenica biglietti e abbonamenti più cari, ma le tessere nominative sono disponibili per tutti, la manovra dovuta agli elevati costi d'esercizio raggiunti dalle imprese. La prossima tappa è l'azienda unica, interessate tutte le linee escluse le commerciali, aumenta la soglia di reddito per le agevolazioni, qui ci sono tutti i numeri, e qui ci sono tutti quanti i dati sulle concessioni. Il pulmino a chiamata in realtà viaggia un altro anno, era il progetto Twist per i paesi da montagna Sangovastese a ridosso del Molise ed è stato prorogato con un finanziamento di circa 220.000 euro. Dunque si esprime nell'articolo soddisfazione da parte di tutti nei confronti della decisione dell'assessore Mora e del suo servizio. Eccolo qua, nel centro nasce l'asse politico Gatti D'Alfonso, l'occasione sarà un convegno sul lavoro con Bonanni e Marzano che sancirà il nuovo accordo. L'ex sindaco di Pescara, impegnato a uscire indenne da più cause, è il promotore dell'iniziativa. L'assessore regionale Gatti è quello che qui vedete nella foto con Tancredi, è quello che ha raggiunto il 43% al congresso del PDL contro i big Tancredi, Chiodi e Venturoni. Dunque di cose da mettere a punto, di iniziative, di grandi novità su cui lavorare, certamente ce ne sono
diverse tra uomini così, ma siamo alla cronaca, quella che vedevamo in prima pagina, la notizia. Neonato sparito, la verità resta un giallo, la madre contro il padre che ha tentato il suicidio, a giugno il ricorso in Cassazione per la libertà. Il corpo non si trova, ma la procura chiude l'inchiesta e accusa di omicidio i genitori. Questa vicenda è terribile, ovviamente, non occorre che lo sottolinei io. A Pescara, in pagina di Pescara, servizi comuni in rosso per 8,8 milioni, vanno male asili e mense. In passivo anche la gestione di musei, mercati e impianti sportivi. Allora, guardate, soffermiamoci un momento su questo perché vale proprio la pena. Allora, la spesa per i servizi è il riepilogo di questo. In questo servizio di Andrea Bene, il giornalista del Centro che ci propone questo riepilogo anche di dati. Allora, guardate qua, i mercati coperti, scusate il gioco di parole, hanno una copertura del 14,16%, il mercato ittico ce l'ha del 67,6%. 60, gli asili nido del 27,72, la refezione scolastica è coperta per il 42,25, gli impianti sportivi per il 19%, la casa di riposo per il 25,60, i musei, le gallerie e le mostre sono coperti per il 6,79, per meno del 7%. Significa che ci sono differenze enormi, no? Tra quello che ovviamente il comune deve sborsare, quello che entra, e quindi ci sono ovviamente degli esborsi che sono gravi per il comune. Ancora la raccolta dei rifiuti in deficit per 3,6 milioni. Gli incassi della TARSU coprono in parte le spese. La discarica chiusa ha fatto crescere i costi di 1 e di 1 miliardo, scusate, 1,2 milioni e vediamo se, non essendo fortunata con i numeri, lo sarò di più invece con l'oroscopo. Vediamo che dice anche il mio oroscopo per questa mattina, ora, oltre che il vostro. Vediamo. Ariete, è la giornata giusta per farvi valere sul lavoro, avanzate richieste economiche, non esaltante l'intesa con il partner. Toro, molti astri vi sorridono, i pronostici per la giornata sono assolutamente favorevoli, tanti inviti per la serata. Gemelli, non forzate la mano in una questione delicata. In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per le esigenze del partner. Cancro, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata. La persona amata vi chiederà più attenzione. Leone, se mirate ad un avanzamento di carriera, uscite allo scoperto senza timore. Intesa ideale con il partner. Vergine, giornata positiva e stimolante. L'intesa con la persona del cuore sarà perfetta sotto tutti i punti di vista. Bilancia. Sul lavoro cercate di mantenere la coerenza. In campo sentimentale i bisticci con il partner si profilano minacciosi. Scorpione, nel lavoro dovrete mostrarvi precisi e organizzati. Dedicate un po' del vostro tempo libero alla persona del cuore. Sagittario, cogliete l'attimo fuggente se lavorate alle dipendenze altrui. In campo sentimentale mantenete la calma. Capricorno,
Momento magico da sfruttare senza esitazioni. In amore, il vostro rapporto è gratificante. Acquario. Il lavoro va a gonfie vele, la posizione professionale si consolida. In campo affettivo, siate pronti ad un cambiamento. Pesci. In campo lavorativo delle situazioni vi rendono malinconici, incertezze e dubbi con la persona amata. Allora, eccoci in diretta, presto presto siamo al centro con la nostra rassegna stampa in pagina dell'Aquila, medico diventa massone per fare carriera, truffa della fondazione della curia, l'imputato cavaliere dopo l'iniziazione, ora rientro in quel reparto, dalle carte i nuovi dettagli. L'affiliato chiede l'ammissione per un posto in ospedale. Nella loggia spunta anche un consigliere comunale. Il rito è il 2 novembre, giorno dei morti. A Chieti, la giunta di Primio sempre più sfilacciata su debiti e alleanze. Il braccio di ferro col vice sindaco Di Paolo accresce le divisioni tra partiti moderati e PDL. Scusate, mi sto un po' spicciando, cioè sto correndo un pochino perché stamattina le notizie sono davvero tante. Allora andiamo a pescarci in pagina album sulla cultura l'addio a Miriam in Abruzzo, sul centro, donna libera, la giornalista e scrittrice con il PC e la politica nel cuore, dice il centro, ma Fai fu assessore a Pescara. L'Abruzzo la portò alla Camera, fu con Felicetti nella giunta Chiola e raccontava, c'erano gli sfollati alla caserma Cocco. La ragazza rossa, questo era il soprannome, visse con Paglietta un amore lungo 30 anni, tra lui e una inchiesta, diceva lei, scelgo la seconda. Bellissima. Acuta e spiritosa si batteva per le sue idee senza dogmi. Partigiana, firma storica di Repubblica, unica presidente donna della Federazione della Stampa. Scusate, lo ripeto se non vi dispiace. Unica presidente donna della Federazione della Stampa, e ce lo ricorda il centro in questo articolo per la verità di Vittorio Emiliani. Una firma che certamente ha avuto modo di conoscere profondamente la Maffay. Allora, torneremo al centro poi con lo sport, dove avete visto già un anticipo di sport, l'abbiamo già preso. Adesso rapidamente guardiamo invece la città, il quotidiano di Teramo e provincia, con una notizia importante, curiosa, un'altra scultura sul lungo fiume trovata da un cronista della città. Guardate cosa è successo. Nella zona del ritrovamento di anfore e celommi, cose già avvenute nei giorni scorsi, fino a venerdì scorso, l'ultimo ritrovamento venerdì scorso, il cronista della città trova una scultura cinese, il lungo fiume, discarica d'arte, giustamente titola la città, perché a questo punto solo questo può essere. Peraltro tutto quello che ha a che vedere con questi ritrovamenti fa tutto capo alla città, adesso anche i ritrovamenti stessi, ma in realtà voi sapete ci sono state, era stato il quotidiano La Città a denunciare il fatto che dalla provincia fossero scomparse delle opere d'arte, dalla sede della provincia, dalla provincia ente, ed è stata La Città a probabilmente a far sì che questi beni artistici fossero ritrovati, perché pare che forse abbiano bloccato con la denuncia, con questo pressing che è stato fatto sui a proposito dei furti, con questo pressing che c'è stato potrebbero esserci stati
dei ripensamenti da parte dei trafugatori delle opere. Insomma, comunque anche di questo non solo, ma anche di questo parleremo oggi con un consigliere comunale di Teramo, che è Franco Fracassa, che sarà qui per un altro motivo, ma per parlare di sicurezza, ma siccome uno dei ritrovamenti insieme con il quotidiano La Città l'ha fatto lui, oggi parleremo anche di questo, torneremo su questo argomento, anche se è di venerdì scorso. Ma dicevo, ancora adesso direttamente un cronista della città ha trovato un ulteriore pezzo d'arte sul lungo fiume. Prima o poi risposte precise su tutto questo ce ne saranno, e certamente la città non mollerà e continuerà su questa inchiesta. Noi nemmeno molliamo con gli orari, per cui facciamo una pausa brevissima per la pubblicità. Ci troviamo tra poco. Grazie. Allora, eccoci qui, presto presto, il Messaggero, prima pagina, riprendiamo da qui: bimbo morto, indagati 6 medici, svolta nell'inchiesta. Questa è un'inchiesta relativa alla morte di un bambino di 5 anni di Roma, che nell'estate scorsa si era sentito male, era stato ricoverato a San Salvatore, all'Aquila. Il PM Riccardi dice: un intervento avrebbe potuto salvare il piccolo. Aveva avuto un malore improvviso e secondo il PM c'è stata nella morte del minore l'incapacità da parte dei medici di diagnosticare una forma occlusiva intestinale. Allora, tiriamo un sospiro su queste notizie, sempre così, con un sospiro ce la facciamo poi ad andare avanti. Grande fotografia, è tornato l'inverno, ci ricorda il Messaggero. Abruzzo al gelo, ma sciatori felici, e va bene per loro, è giusto così. E anche qui in prima pagina troviamo un ciao Miriam, Pescara saluta la sua Mafai. E poi Martina, una maxi fresa da record per Toto. Voi direte, abbiamo parlato di una grande donna come Miriam Mafai, qui c'è una grande donna lo stesso, no, è solo un nome femminile, però guarda caso, questa maxi fresa per l'impresa Toto Costruzioni Generali ha fatto una bella cosa, perché è una fresa per gallerie ed è la più grande del mondo, ha scavato oltre 1110 metri della galleria Sparvo, la variante di valico dell'autostrada 1, in soli 4 mesi continuativi di lavoro. Martina ha superato ogni aspettativa, ci dice il Messaggero, raggiungendo nell'ultimo mese una media di produzione di 16 metri giornalieri, con una punta record di 22 metri di avanzamento. Brava Martina. Insomma, è competitiva nello scavo, eh? La tecnologia tedesca. La tecnologia è di Ereket tedeschi, sviluppata su Martina con il diretto contributo degli ingegneri di Toto Costruzioni Generali. E brava Martina, ci fa piacere. Allora, è tornata la neve, eccola qua, sciatori felici, brusco calo delle temperature, 20 cm di neve nell'interno, risveglio in bianco per borghi come Caramanico e Pizzoferrato, sulla Maialletta impianti ancora aperti, Roccaraso e Ovindoli hanno chiuso ieri. Turismo, ora l'Abruzzo si riscopre verde, venerdì inizia Ecotura Chieti, l'assessore di Dalmazio, assessore regionale al turismo, dice, scopre le potenzialità dei parchi e dice sono una straordinaria attrattiva. Attenzione però, a proposito di parchi, pochi cuccioli in arrivo per l'orso marsicano, torna il rischio di estinzione, è troppo basso il tasso di riproduzione. Poverini.
Allora, Regione, anche qui c'è una buona notizia. Regione, Confidi e piccole imprese, protocollo d'intesa per superare lo scoglio del credito. Lo diciamo sottovoce, tutte le volte che si parla di superare lo scoglio del credito abbassiamo la voce nella speranza che qualcosa succeda di concreto e di importante, ma deve essere importantissimo però, perché gli imprenditori hanno bisogno di questo. Avezzano, in pagina di Avezzano e Sulmona, da Avezzano sequestrati 10 kg di hashish scoperti nella ruota di scorta di un'auto, arrestato un marocchino. La droga avrebbe fruttato sul mercato 150.000 euro. E intanto, qui c'è una notizia che è importante per la politica, ma per la vita amministrativa, dice Lano, è il giorno della verità per Piccone, il sindaco a caccia della maggioranza. Oggi si riunisce la Assise Civica, appunto il senatore dovrà decidere se ritirare o meno le dimissioni. A Pescara invece Pasquetta fa rima con shopping per il Messaggero, scompare la gita con gli amici, outlet e iper fanno il pieno di gente grazie alle maxi offerte, addio ai riti sacri e tradizione, l'amarezza dei dipendenti dei centri commerciali, il parcheggio diventa un campo per giocare con i bambini, cambiano tutte le abitudini come sentite. Acerbo, Rifondazione Comunista, dice boicottiamo le aperture del 25 aprile e del 1 maggio, così recuperiamo. Intanto, per schierato il presidente di Federalberghi, c'è un allarme da lanciare, anche se qualcuno resiste ancora. Il calo di presenze negli hotel è stato del 20%, preoccupa anche il calo di clientela business, nessun dialogo con il comune per eventi sportivi, è l'allarme del Messaggero. Ancora in pagina di Chieti, vertenze Sixti e Villapini, questa è la settimana decisiva, venerdì il Consiglio di Stato si esprimerà sulla casa di cura e giovedì l'assemblea degli operai all'azienda di abbigliamento, importantissimo perché queste sono questioni vitali da risolvere per la sopravvivenza economica e occupazionale del Chietino. In pagina di Teramo il Messaggero sceglie di anticipare i tempi e che cosa fa? Apre con maggio all'insegna delle virtù. Il progetto promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con l'Associazione Ristoratori Tipici. Valentina Procopio ci dice che il piatto tipico protagonista di manifestazioni, il piatto tipico sarà protagonista di manifestazioni per tutto il mese. Buongiorno dottor De Sanctis. Buongiorno signora Franca, ben rivista. Ben trovato, come sta? Abbastanza bene, c'è il sole in questo momento. Siamo contenti. Allora, anche se il tempo è variabile, volubile. Sì. Vabbè, comunque ha detto Giovanni De Palma, dottore, che non ci sono problemi, oggi farà un po' più caldo, domani tornerà a piovere però. Sappiamo tutto. Ah sì, perché il 4 aprile, i quattro brillanti, come diciamo sì, noi, sì. Ha piovuto a sì, terra. Sì, sì, lui l'aveva detto l'altro giorno. Però la terra ha bisogno di acqua. Vabbè, adesso ce l'abbiamo, dottore, però, Lei è preoccupato. Non è sufficiente. Vabbè, arriverà, ne arriverà di più. Non vorrei parlarvi della catena biologica, alimentare, ci sono gli erbivori che hanno bisogno di erba, maggior raccolta, la raccolta d'erba si fa verso la fine della primavera fino verso l'inizio, fine autunno. Va bene, questo è l'erba ha bisogno di acqua. L'argomento di oggi è questo? È no. Questo? No, non qual è? Questo. Qual è? Se non ci sono domande, è un disturbo, la litosi. Cos'è la litosi? È quel cattivo odore dell'alito, dell'aria che noi espiriamo. Ma da che cosa dipende? Dai denti che non sono stati curati, da uno che mangia troppo, il fegato che non gli funziona, no? Può dipendere anche da questo, sì, ma non solo da questo. Dalle tonsille infiammate certo. Anche?
Anche, ossia ci sono delle alitosi che dipendono dai germi che si hanno nel cavo orale. Quindi l'ha detto già lei, faringite, tonsillite, denti rovinati, cattiva igiene dei denti che facilita il proliferare dei germi in bocca. Certo. Però ci sono anche alitosi che derivano da disturbi della digestione, disturbi del metabolismo, un buon abbattimento, no? Del metabolismo di alcune sostanze. C'è per esempio il cosiddetto odore di pesce marcio che deriva da un disturbo del metabolismo dei grassi e della colina in particolar modo. Poi ci sono i malati affetti da insufficienza renale, certo, che hanno un leggero odore di urina. Certo. Il più classico, l'odore di mele marcio, è quello dei diabetici, perché sono predisposti verso l'acetone, hanno sempre un minimo di produzione di acetone, che è un acido, il quale dà questo odore di mele marce. Questo vale per i diabetici, ha detto il dottore. Sì, esiste poi per esempio una malattia che è la febbre ondulante, detta anche febbre maltese, provocata dalla brucella sì, militensis, sì, che è un germe, che dà un tipico odore di stalla addirittura. Come vedete i motivi sono tanti. Crea disagio per chi ce l'ha, bisogna fare una diagnosi, perché i pazienti vanno anche per questo motivo dal medico. Dice, certo, dottore, io avverto un cattivo alito, una cosa mi crea problema nei rapporti sociali. Certo. Il medico deve affrontare il problema, cercare di fare la diagnosi e rimuovere la causa. E come fa? Deve fare prima la diagnosi. Differenziale. Sì, perché ce ne sono tante di cause. Lo so, non è un bell'argomento, però è un argomento che esiste, non possiamo trattare bei argomenti e brutti argomenti, bisogna trattarli tutti. Certo. E allora, dottore, ascolti, la seconda parte la possiamo fare domani per vedere che cosa si deve fare? Sì. Ossia, pensate semplicemente a un paziente che ha la litosi perché ha le tonsille rovinate, ossia che hanno un'infezione cronica. Oh, quindi già non sta bene è del suo. È un'indicazione a rimuovere le tonsille. Il corpo la dice sempre lunga, no? Cioè un motivo c'è. Io ti segnalo con una comunicazione così violenta che tu sei malato, no? Sì, ossia è un sintomo, i sintomi sono dei segnali che qualcosa non va. Bisogna trovare la causa, e lì è il difficile. Spesso si trovano le cause, spesso non la troviamo, e allora anche il trattamento può divenire solo sintomatico, mettere, non so, una caramellina di menta in bocca, aumentare l'igiene orale, usare dei dentifrici che profumano la bocca, però se si riesce a trovare la causa bisogna intervenire e correggere. Se un individuo non digerisce bene, ad esempio, bisogna migliorare la digestione. Vabbè, o deve mangiare di meno, però dottore, scusi, c'è anche gente che mangia a crepare, e poi non è che, cioè, se uno si contiene un pochino magari si autoregola e si accorge che si intossica un po' meno di fegato, che ha una digestione un pochino più rapida, un po' più efficiente, no? Lei è un buon aspirante medico. Mangiare troppo significa sovraccaricare tutto l'apparato metabolico del nostro organismo. Però c'è gente che mangia molto e non c'è la litosi, come c'è gente che mangia molto e non è obeso. Sì. E c'è gente... Come c'è, al contrario, gente che mangia poco è obesa lo stesso. Sì. Non siamo tutti uguali.
No, certo. Senta, dottore, e questo fatto dell'alitosi può riguardare anche persone che mangiano poco perché magari gli si sballa appunto tutto il metabolismo? Perché gli estremi si toccano. Vabbè, ma non si arrabbi però, dottore. C'ha delle risposte. Non sarà? Non si arrabbi con due... Non si inquieti. No, non mi arrabbio mai. È il mio modo di rispondere. Però è risaputo che gli estremi si toccano, no? È un principio quasi fisico, della fisica. Vabbè, senta, dottore. Lo so che questa argomentazione vi ha scioccato. No, no, non mi piace. Però la salute equivale a vivere bene. No, non mi ha scioccato, al contrario, questa argomentazione, questo argomento è proprio quello che è una delle cose che avevamo messo a punto quando ci siamo sentiti, prima che cominciasse presto, no? Quando ci siamo detti, dottore, vogliamo affrontare questa avventura insieme? Sì. Che cosa facciamo, di che cosa parliamo? Di queste cose, di cose che siano utili tutti i giorni e che spesso sono necessarie, addirittura sono indispensabili, che la gente invece non riesce, sono informazioni che la gente non riesce ad avere. Quindi stamattina siamo proprio perfettamente in linea, come sempre del resto, ma trovo che questo argomento sia più facile e più, persino più utile a tutti quanti, ma non è così, perché anche le altre volte, magari riflettendoci poi nel corso della giornata, trovo la motivazione giusta per dire quello era l'argomento azzeccato. Dottore, io adesso la devo lasciare perché devo finire con la rassegna stampa e poi, come avrà sentito, abbiamo degli ospiti, ne ha uno importantissimo, Manuela Collevecchio, stamattina ha un pianista jazz che avrà delle cose preziosissime da dirci. E poi noi dobbiamo parlare di sicurezza nelle nostre città, di sicurezza in Abruzzo, dottore, un argomento importante, perché se la gente ha meno paura sta anche meglio, no? Sì, è un argomento in evoluzione, è molto attuale. Eh sì, e allora fra poco ne parliamo. Allora, dottore, grazie, noi buon ci lavoro, sentiamo buongiorno. Domani. Questo argomento l'abbiamo concluso? Ci dà un'anticipazione su domani? Ci possono essere delle domande, se no io domani ho pensato di qualcosa di più piacevole. Vabbè, niente, se nel frattempo ci fossero delle domande, domani gliele faremo, altrimenti farà lei con qualcosa di più piacevole. Va bene, grazie dottore, buona giornata. Arrivederla, arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Allora, rapidamente, siamo al tempo. Che come sapete ha un inserto Abruzzo e Molise, alcune notizie rapide che scegliamo sul tempo, da Sulmona, buoni gli auspici della Corsa della Madonna, voi sapete lì ci sono dei risultati, sono stati buoni quest'anno. E poi la riforma dell'esercito, decreto di delega al governo per risparmiare sulle spese militari, e che cosa succede? La caserma Berardi pronta a smobilitare, non è una novità, il tempo non è nemmeno la prima volta che ci torna, ma gli è caro questo argomento. In pericolo tutte le strutture addestrative come quelle del reggimento fanteria Chieti. All'interno del tempo troviamo... Lavoro, serve solo un miracolo, ripetuta a Orsogna l'antica tradizione dei talami. Nei quadri biblici anche le difficoltà di famiglie e imprese, tutto da leggere e da interpretare questo bell'articolo. A Montesilvano, in pagina di Pescara, colpisce un rom con l'ascia, arrestato il gestore del pub. A scatenare l'aggressione è stata una lite, in manette anche l'autore di una rapina in centro. Intanto è andato a fuoco un vecchio televisore, un anziano si è ustionato ed è grave. E siamo ai Pescara ancora, ai relitti abbandonati sulle spiagge, si parte dall'area antistante lo stabilimento Giambo, inizia la rimozione forzata, costi e sanzioni a carico dei proprietari delle barche. E ancora, da
Una notizia da Teramo, in pagina di Teramo, da Notaresco, rubati 15 quintali di gasolio, furto in un'azienda di materiale edile, denunciato un uomo, gli agenti di polizia insospettiti da un'auto che procedeva di notte, affari spenti. Siamo allo sport davvero rapidamente, perché gli ospiti premono, ve l'ho detto stamattina, sono importanti. Allora, la Tercas è a un passo dalla matematica salvezza, il gruppo teramano ha dimostrato di essere una squadra decisa e in buona forma. Basket Lega, il team di Ramaglia, 6 punti dal fanalino di coda Casale Monferrato, sconto diretto il 2 maggio, ce lo racconta il nostro ex compagno di viaggio Luigi Aurelio Pomanti. La critica del coach: ci è mancato un po' di cattiveria in fase difensiva. Il Teramo perde, Teramo Calcio, ma senza fare danni, guardate che bel titolo, restano 8 i punti di vantaggio sulla Civita Novese che ha battuto il Luco Canisto. Un capitombolo casalingo inatteso, ma che non complica i piani del Teramo capolista. Una vittoria avrebbe chiuso i giochi e iniziato a far stappare lo spumante. Ma nonostante il 3-1 casalingo subito ad opera del Trivento, il Teramo mantiene sempre un margine di punti rassicurante sulla seconda forza del torneo civitanovese. 8 lunghezze in più dei marchigiani, a 4 gare dal termine, rappresentano una dote. Ci dice questo articolo del Tempo di tutto rispetto. E vediamo anche sul Messaggero lo sport. Allora, qui cominciamo dal Pescara. Varratti, la Juve si avvicina ed è pronta ad alzare l'offerta. Per la prossima stagione piacciono Mazzarani e Cortic. Presidente Sebastiani: dopo la gara di Padova spero di avere l'ok di Zenman per prolungare il contratto. Invece, da Gustavo Bruno, il Teramo ci riprova subito a Pesaro per chiudere i conti. Capellacci: abbiamo capito che non possiamo più sbagliare. Arcamone dice: dipende da noi festeggiare già domenica, questa è la promessa. E scusatemi, si sono girate le pagine in maniera... ecco qua. Adesso ho ripristinato un corretto uso del quotidiano Il Messaggero. Allora, Lanciano, un mese per centrare i playoff, siamo in prima divisione, domenica c'è il Portogruaro. Invece in seconda l'Aquila col Gavorano, una sfida che vale doppio. Paolucci tiene alta la tensione, Chieti, saranno 5 finali. E sempre in seconda divisione Giulianova battere i fondi per evitare brutte sorprese. Per il basket la Tercas trova dal Baby Ricci energie nuove per la salvezza, e c'è Paolo Marini che firma l'articolo. I biancorossi puntano ad arrivare già salvi al confronto diretto in casa contro Casale Monferrato. Allora, siamo proprio quasi in chiusura, chiudiamo in maniera definitiva anche con lo sport, con una breve carrellata sulle notizie che ci propone il centro. Partiamo dalla Serie B, Sebastiani in Serie A, cioè andiamo in Serie A senza playoff. Il presidente del Pescara crede nella promozione, ma serve l'aiuto dei tifosi. A Varese sconfitti, ma siamo tornati a giocare ai nostri livelli e non vedo proprio chi possa tenerci testa. E poi il DG d'aprile per il Teramo. Teramo, ci rifaremo a Pesaro, la capolista a un passo dalla promozione matematica. Sabato l'anticipo San Nicolò, Sant'Egidiese. E infine Banca Tercas, la forza del carattere, salvezza ipotecata nel momento economico più difficile vissuto dalla società. Signori, abbiamo veramente concluso questa carrellata, oggi ha avuto più il sapore di una cavalcata vera e propria, perché un'ora di trasmissione ci è servita tutta, perché le notizie erano davvero tante. Adesso la pubblicità, il tempo di accogliere i nostri ospiti, di cambiare postazione, e poi Manuela Collevecchio e io avremo il piacere, l'onore di condurre la seconda parte di Presto Presto. Seguiteci, perché gli argomenti sono davvero interessanti e gli ospiti anche.
Se proprio non potete, se dovete uscire, se la vostra giornata, se il vostro avvio di giornata televisivo si conclude qui, e allora niente, l'appuntamento è per domani mattina con la rassegna. Presto presto, noi comunque ci vediamo tra pochissimi minuti. Eccoci, allora la seconda parte di Presto Presto, se non siete andati via e se non siete usciti di casa presto presto avete ancora la possibilità di seguirci. Buongiorno Manuela Collevecchio, buongiorno, ben trovata. Franca. Come va? Com'è andata Pasqua? È andata bene, peccato questi 20 gradi in meno sulla tabella di marcia, però vabbè dai. Vabbè, non succederà niente, ci rifaremo con il 25 aprile, il 1 maggio, vediamo quante vediamo cose bene, belle bene. Ci sono all'orizzonte. Le cose belle che ci sono all'orizzonte prevedono anche questa seconda parte di trasmissione con prevedono, i nostri ospiti. Sì, due ospiti, il primo è il consigliere comunale del PDL Teramo, Franco Fracassa, che è accanto a te. Buongiorno. E poi il mio personale ospite, oggi sono molto felice di averlo qui, il pianista jazz Claudio Filippini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Diteci subito una cosa di pianoforte, una cosa di musica, una cosa di jazz, poi jazz. Magari, scalda il cuore davvero. Diteci qualcosa subito di bello. Allora, parto dicendo che Claudio, classe 1982, ha già una bella storia dietro le spalle. Scusa un attimo, Fracassa, 1982. 82, a me ricorda, 1982, a parte il mondiale, giustamente. Sì. Partì per Vibo Valentia. E quindi non eri un iniziai bambino. La mia attività lavorativa in polizia, ecco. Quindi lascio immaginare la differenza che c'è. Non scendiamo le particolari. È un ricordo. Ecco. Va bene. Dicevo, allora. Classe 1982, con all'attivo 8 album. L'ultimo è The Enchanted Garden, ovvero Il Giardino Incantato. Un album particolarissimo, a mio avviso, ma non solo a mio avviso. Un mix di musica jazz che però si alterna anche con campionamenti elettronici, virtuosismi di vario genere, anche un po' latini. C'è di tutto, c'è in, questo, di tutto sì. In questo album. E che dire, poi chiaramente Claudio ha allargato il suo nome con delle grandi collaborazioni, attualmente è in concerto in tournée con Mario Biondi, stasera sarà a Roma ad Auditorium Parco della Musica, e poi tante altre, Fabrizio Bosso, insomma tanti nomi. Che cosa fa questa sera? È all'Auditorium Parco della Musica di Roma e sarà il pianista di Mario Biondi con il quale è in tournée. Mamma e quindi mia. Direi che abbiamo proprio... Mamma bella mia. Abruzzese che fa Mamma grande mia. Il suo nome in Italia e all'estero, perché poi tra poco partirai per tantissime tappe internazionali. Ho visto sul tuo sito Tokyo, Londra e Chicago, dove ormai sei di casa, perché sono già stato, sei già stato. Raccontaci. Insomma, belle cose. Quest'anno diciamo è un anno, una buona annata, come si direbbe, per il vino. Primo perché diciamo è uscito questo disco con le con un'etichetta importante che si chiama Cam Jazz, ed è il primo di una serie, nel senso che ne usciranno altri. Bene, ce lo auguriamo. Quindi insomma il prossimo che uscirà tra un mese, quindi insomma siamo agli sgoccioli, registrato in duo con un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà, mentre a novembre dicembre ne uscirà un altro sempre in trio con una ritmica diciamo nord europea, con un bassista svedese che si chiama Palle Danielson, e un batterista finlandese che si chiama, non lo so, ce cioè lo so scrivere ma non lo so pronunciare. Come hai fatto a creare queste collaborazioni? Cioè, lo so scrivere ma non lo so pronunciare. Esatto. Beh certo, ma come nascono queste collaborazioni?
Nascono girando abbastanza, perché io poi sono un tipo curioso, quindi mi vado anche io a cercare un po' i musicisti. Qui sei andato in Finlandia a cercarti questo? No, non sono arrivato in Finlandia, ormai con internet è facile, insomma. Ah, certo. Però devo dire che il bassista, vabbè, Pat Danielson è un pezzo di storia della musica, lui era il bassista storico di Keith Jarrett nel quartetto europeo con Jan-Gar Barbarek, insomma. E a Mario Biondi come ci sei arrivato? Anzi, come lui è arrivato a te, non lo so. Allora, è arrivato 2 anni fa, perché io prima di suonare con Mario comunque suonavo già con i suoi musicisti, tra virgolette, perché con Lorenzo Tucci, che è il suo batterista storico, con Daniele Scannapieco, il sassofonista. 2 anni fa Mario ha messo su una nuova band, insomma, perché ha voluto rinnovare alcune cose e quindi, insomma, mi hanno preso. Sì. Okay. Che bella cosa. Tante cose, fermami, perché io ho troppe domande per Claudio, quindi... Va bene, allora gliele facciamo anche dopo. Dopo spieghiamo ai nostri telespettatori e al nostro ospite di che cosa si occupa, perché è qui Claudio, perché è qui Franco Fracassa. Allora, Franco Fracassa è un consigliere comunale, nello specifico del PDL, è un ex... poliziotto, è un consiglio comunale di Teramo, scusate, è persona stimata, ben voluta, che ha da sempre dei comportamenti, diciamo così, molto vicini a quelli del poliziotto, no? Caratteristiche molto per, cioè conosco questo, mi studio questo e vado avanti su questo, che è un po' quello che dovrebbe contraddistinguere un consigliere comunale, anche l'attività anche di un consigliere comunale, cioè l'impegno su qualcosa. Allora, Fracassa ha preso un impegno sulla sicurezza pubblica, che è un po' l'argomento che gli è più vicino. Ma vedremo che questo argomento, in realtà, da quando è venuto fuori, è aumentato a dismisura, perché sono cambiati immediatamente i parametri su cui ci si muoveva, che Fracassa stesso si era dato in un suo progetto che valeva per Teramo ma per l'Abruzzo. Adesso ne parleremo, ma prima c'è un aspetto un pochino più divertente, da un nodo da sciogliere un po' più divertente. Se divertente si può chiamare un furto d'opera o quant'altro, ne abbiamo parlato prima in rassegna stampa. Voi sapete che il quotidiano La Città qualche tempo fa ha evidenziato la mancanza di opere d'arte dalla sede dell'ente provincia, dalla sede di Teramo. Poi subito dopo sono cominciati i ritrovamenti, sembrerebbe una boutade, sembrerebbe un gioco, sembrerebbe uno scherzo da primo aprile, fino ad arrivare a venerdì scorso, quando addirittura un ritrovamento lo ha fatto proprio Fracassa, addirittura, che è stato chiamato da un signore, com'è? Sì, è un anziano che abita vicino a casa dei miei genitori, via Ponte a Catena, che è molto attento e ha notato questo involucro nero dentro la recinzione dell'8-0. L'8-0 comunque ha una recinzione per evitare che gli animali possano invadere la carreggiata. E ha notato che da questo involucro si vedeva una cornice, un pezzo di cornice. Allora chiaramente lui vede in me ancora la figura del mio vecchio lavoro e di conseguenza è andato sopra casa dei miei genitori chiedendo di poter chiamare, di potermi far avvisare, cose di questo genere. Ma ed era un celombi. Sì, io sono andato lì scavalcando appunto questa recinzione, mi sono avvicinato e ho visto subito che era il celombi, quello che appunto mancava in provincia, e di conseguenza il primo gesto è stato quello di chiamare appunto la scientifica, perché appunto dare ogni opportunità. E loro cosa hanno detto? Loro, siccome questo è stato per 2 giorni sotto le intemperie, anche perché c'era stata pioggia, purtroppo le impronte, quando c'è eccessiva umidità, non si possono più prendere, e quindi di conseguenza ci siamo solamente limitati a fare un verbale di rinvenimento e un verbale di riconsegna alla provincia. Quindi è già tornato il quadro nelle mani del presidente Catarra. Allora, c'è stato subito un altro incontro, nel senso che avete parlato con la stampa, con gli organi
di stampa e chi eravate? C'era il sindaco, c'era il questore, chi c'era? Sì, quello è stata una coincidenza che c'era per altre problematiche una conferenza stampa lì in comune, quindi si è abbinato anche questo fatto comunque positivo, perché comunque era un'opera importante. Vabbè, tra virgolette. Però è stato detto che... però voglio dire, il sindaco ha parlato della necessità di un vertice subito vertice con il nuovo prefetto. Necessità, questo nasce dalla question time. L'ultima question time è stato chiesto personalmente da me. È uno stimolo che ho dato al mio sindaco, cioè quello di aprire questo tavolo col nuovo prefetto, quindi dar tempo al nuovo prefetto di insediarsi, quindi sarà sicuramente la prossima settimana, un tavolo che è presente in prefettura Ordine e Sicurezza Pubblica, si chiama, appunto perché si va a discutere delle problematiche che vi sono nella nostra provincia. Per me, io mi sono concentrato sul mio comune, non perché non mi interessi l'intera provincia, perché io ho una competenza limitata nell'ambito anche per modestia uno non si pone come riferimento regionale, perfetto, ma io invece ne parlo in termini regionali. Tempo fa ci eravamo incontrati e ne avevamo parlato anche questi temi. Io ne parlo come chiunque presenti l'argomento, ne parlo in termini regionali, perché adesso poi lo vedremo, tutto ciò che i dati anche regionali non sono certo confortanti rispetto a Teramo, ed è impensabile cercare di isolare Teramo, eventualmente forse, cosa che comunque è scorretta, è bruttissima, non è manco da dire per un politico, però anche se fosse possibile sarebbe sciocco, mi sembra evidente, no? C'è bisogno che ci sia... Anche questo, fracassa, chiedo scusa se t'anticipo in questo, ma è normale che non ci sia un vero e proprio coordinamento? Cioè, tu ce l'hai un omologo tu al comune di Pescara, a quello di Montesilvano, a quello dell'Aquila? Questo è un tasto dolente. Il coordinamento non c'è. Io prima facevo una precisazione, che ho fatto il mio intervento nell'aula consigliare di Teramo e quindi mi devo obbligatoriamente limitare a problematiche della mia città, perché non posso andare oltre. Però hai centrato pienamente il problema della problematica di Teramo non cambia, anzi forse sarà anche un pochettino peggio Pescara, meno L'Aquila, forse siamo uguali a Chieti. Adesso queste sono delle piccolezze, però questo problema che io ho portato e ho stimolato il mio sindaco appunto ad aprire questo tavolo, a parlare col nuovo prefetto, a far sì che le forze dell'ordine forse devono essere in unica direzione, andare in unica direzione, essere coordinate meglio. Perché? Perché noi ci ritroviamo ad avere più forze dell'ordine, possiamo citare chiaramente la polizia, i carabinieri, la finanza, ma quello che io chiedo è che vengano coordinate in senso sulle indagini, se vi è una macchina, due macchine, tre macchine, dare vari settori, far sì che si faccia una cosa insieme e non magari si rischia che su un intervento arrivano due macchine e su un intervento non va nessuno. Questo è un primo problema, questo è un problema, ripeto, anche nazionale. Quindi, per un risparmio, invece di tagliare tanto, uno magari riorganizza questo è un problema, un po'. Visto che vogliamo andare oltre il nostro piccolo orticello, quindi parliamo a livello nazionale. Questo è un problema nazionale. Se noi riuscissimo ad avere una sola sala operativa, mi spiego che cos'è una sala operativa. La sala operativa è dove arriva la telefonata di emergenza. Certo. Cosa succede? Prendiamo l'esempio di chi sta molto avanti a noi, prendiamo l'America. L'America vi è un solo corpo di polizia, poi nell'ambito vi sono le specializzazioni. Tu sei un pompiere, tu sei un poliziotto, tu sei specializzato magari nei reati contro la finanza, tutto quello che vuoi. Però la telefonata arriva qui, in un'unica sala, e qui c'è lo smistamento, ma è una questione di recupero di personale. Oh, allora, però, qualora ci sia, e questo è il progetto che è avvincente, no? Che mi sembra intanto importante, ma poi affascinante. Però questo progetto, no?
Come ha possibilità di riscontri quando in realtà poco fa parlavamo di un mancato coordinamento, e cioè noi non sappiamo addirittura quello che fa Chieti? E non sarebbe niente se non si sapesse solo a livello comunale, cioè già è grave, gravissimo, secondo me è gravissimo, oggettivamente gravissimo. Ma il mio timore è, ma i questori tra loro invece sono coordinati, si rapportano? Un coordinamento abruzzese dei quattro questori c'è? Che io sappia no. I questori vengono coordinati dal Ministero degli Interni, dove praticamente da lì partono le varie circolari e praticamente si dà degli indirizzi. Però nell'ambito locale ogni questore prende le proprie decisioni e prende le proprie idee, le sviluppa in un certo modo. Nello specifico il nostro questore come idea portante c'ha che i cittadini dovrebbero essere più coinvolti in una sorta di fai da te, o ho capito male io che sono... Adesso l'ultima intervista che ho letto, che è stata di pochi giorni fa sulla città, del nostro questore, ha individuato come problematica principale di Teramo l'uso dell'alcol da parte dei giovani, che io ritengo sì, effettivamente sia una problematica, ripetiamo, per tutta l'Italia, però visto che stiamo parlando di Teramo, parliamo di Teramo. Però io ritengo che sì, questa è una problematica, però io quando parlo di sicurezza parlo di tutt'altri reati, sì, perché i giovani devono essere giustamente tutelati, ma questo sempre coi controlli, cioè non è perché noi lo diciamo domani sera, stanotte non ci sarà la vendita di alcolici, la vendita di alcolici ai minori è vietata. Ci deve essere il controllo sul locale a far sì che questo non avvenga. Momento. Allora, cioè, questo, mi spiego. Questo è un argomento importante, perché ora ogni tanto esce un'ordinanza, no? Certo. Che non si possono vendere, adesso a parte durante le manifestazioni, quelle sono certo. cose che il sindaco valuta di volta in certo. volta insieme con, immagino, la prefettura, la questura, e poi il sindaco emette l'ordinanza. Ma che non si possa vendere bevande ai ragazzi al di sotto di una certa età esiste da sé, mi sembra che sia scontato, non credo che siamo in un paese criminale dove a 9 anni ai bambini gli diamo la birra, no? Perfetto, e perché non la rispetta nessuno? Allora, questa... ecco, questo è il problema, non ci deve essere l'ordinanza del sindaco o del questore o di chi che sia, c'è una legge in vigore dove si vieta la vendita di alcolici e superalcolici ai minori, e dirò di più, anche per gli adulti che manifestano uno stato di ebbrezza non si può continuare a vendere, quindi i locali hanno l'obbligo di valutare anche se questa persona già manifesta degli stati un po' di alterazione. Io non posso continuare a vendergli la birra o i superalcolici o qualsiasi altra cosa. Queste sono regole che sono già sancite. E perché nessuno le fa rispettare queste regole? Perché per far rispettare queste regole occorrono le pattuglie, occorre il personale, soprattutto nelle ore notturne, che vadano in giro, che siano sul territorio. Questo è il vero dilemma. Allora, noi quanto personale abbiamo nelle ore notturne? Perché il vero problema si manifesta nelle ore notturne. Ma non solo per questo reato, cioè questo... Ecco, perché che cosa fanno quando uno poi è ubriaco così? Insomma, che cosa succede? Che cosa fa? Allora, innanzitutto, soprattutto per i minori, è una questione che va soprattutto a incidere sulla salute. Poi noi non dobbiamo dimenticare... No, questo è un altro discorso, allora, certo. Noi non dobbiamo dimenticare gli incidenti stradali, le stragi che ci sono stati, soprattutto il sabato sera, certo, dopo l'uscita delle discoteche e tutto quanto. Cioè, questo per noi è stato un problema, lo è tuttora un problema, quello di vedere tanti ragazzi che hanno perso la vita con incidenti, e questo purtroppo tutti i giorni noi troviamo articoli sui giornali, chiaramente colpisce indistintamente tutto il territorio, quindi questo da dirlo, e praticamente sono stati fatti, c'è stato un periodo di emergenza dove venivano fatte solo pattuglie di controllo nelle vicinanze delle discoteche con l'alcotest per vedere l'uso delle droghe. Adesso per vedere... non si fa più perché?
per una perché questione... questa problematica chiaramente colpita in particolar modo è andato un pochettino scemando, però adesso si è rialzato, la problematica sta tornando. Però quello che vorrei dire, che veramente il problema principale è l'insicurezza che sul nostro territorio si ha durante le ore notturne mentre si sta a dormire nella propria abitazione. Mi spiego. Noi abbiamo avuto e abbiamo tuttora un crescendo di furti in abitazione durante le ore notturne e questo penso che sia il reato più brutto, non perché ce ne sono anche altri peggiori. No, certo, però quello che comunque tocca maggiormente la famiglia. Allora, uno pensare che mentre si sta dormendo con la propria famiglia c'è qualcuno che entri dentro e che quindi si può essere solamente un reato di furto, ma può essere un reato di violenza, può sfociare certo, il reato certo. di sequestro di persona o di omicidio. Sì, noi ma di infatti questi adesso casi poi arriviamo a ne tutto abbiamo questo avuti, perché... ne abbiamo purtroppo ogni giorno non nella nostra specifico, nel nostro comune però ma tutto alle porte nostre perfetto, ormai, noi dobbiamo iniziare a guardare giustamente non solo nel nostro comune, ma non vogliamo che nel nostro comune succeda, cioè non dobbiamo aspettare che si verifichi un reato grave per poi Allora, adesso fra un attimo, fra pochissimo andiamo in pubblicità e poi quando torniamo sentiamo un po' parliamo un po' di cose più belle come la musica, poi torniamo proprio su questo, però qui noi siamo partiti giocando con un argomento comunque serissimo come quello del furto d'arte che ha subito la provincia, però del furto d'opera d'arte, poi siamo andati in un crescendo fino ad arrivare a porci una domanda seria, serissima, che merita una risposta sola. Noi siamo a rischio perché siamo circondati, no? Ancora l'ultima volta, ieri sera, stamattina, sui quotidiani nazionali ci sono le peggiori notizie che arrivano da tutta Italia, anche da regioni vicinissime alla nostra. Perugia. No? Perugia è diventato un terreno certo. veramente di scorrerie terrificante quello che sta succedendo lì e c'è un grande lavoro peraltro, mi accorgo che stanno lavorando fortemente eppure non riescono perché è chiaro che poi a un certo punto è impossibile mettere freno a queste cose, no? Se l'ondata arriva non si frena, è così? Certo, va coordinato bene il tutto, è un'emergenza, questa emergenza come lo è stata per altre emergenze che non siamo qui a ripetere, però sono state fronteggiate, oggi noi dobbiamo fronteggiare questa emergenza, bisogna capirlo, perché? Perché non è un fatto sporadico, ma sono dei gruppi specializzati che invadono i nostri territori, colpiscono e vanno via. Ma è un crescendo di persone che senza scrupoli che sono disposti a tutto. Bene, ci fermiamo e riprendiamo, ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo tra poco. Allora, presto, Manuela con le vecchie, eccoci con i nostri qui. Ospiti. Eccoci. Torniamo su argomenti leggeri e piacevoli come la musica e cogliamo l'occasione per guardarci un pezzo di un concerto di Claudio Filippini per vedere come se la cava con il pianoforte. Come se la vuole cavare. Chissà come se la cava, ci guardiamo questo estratto. Come se la vuole cavare.
assaggio, tanto per far capire. Che cos'era? Un concerto che ho fatto a Bracciano, piano solo. Tra l'altro non mi capita raramente di suonare da solo, di solito sempre in un gruppo, con varie. E il pezzo? Era una composizione. Improvvisa, come del resto è il jazz. Un virtuosismo come fa il jazz. Io voglio tornare sull'album, l'ultimo di Claudio, perché veramente quando ascolti ti viene voglia di prendere la macchina e partire. Almeno questa è l'impressione che ha dato a me, perché talmente è incalzante, talmente il ritmo è moderno, no? Se vogliamo, forse finalmente la musica jazz è stata sdoganata, e questo è anche merito magari di jazzisti come Bollani, che si sono fatti un nome. E forse vi ha aiutato anche a spianare la strada, non lo so se tu. Beh sì, negli ultimi così. Anni le cose sono un po' cambiate, perché comunque il jazz è entrato un po' in tutte le case, grazie insomma appunto ad artisti come citavi tu Stefano o anche altri. Di Allevi cosa ne pensi? Perché su Allevi siete divisi, lo sai. Ma io che ne penso? Io sono, nel senso, non ce l'ho con lui assolutamente. Tra l'altro io lo conobbi tanti anni fa, forse era il 97 o 98, abbiamo fatto insieme un seminario con Enrico Pierannunzi. No, ma non lo critico, nel senso, ognuno è libero di suonare quello che vuole. Poi, no, diciamo che ha fatto una bella opera di business, Giovanni Allevi, lo sappiamo tutti, è giunto veramente a successi di fama internazionale, perché ha realizzato proprio un disco che si chiamava Enjoy, molto pop se vogliamo, dove il piano veniva proprio sdoganato e veniva riconvertito in chiave pop, e ha avuto un grandissimo successo. Quindi magari ecco, c'è chi lo apprezza, c'è chi anche chi grazie meno. A lui poi magari ha scoperto Bill Evans, quindi insomma certo. Non è che ha fatto tutti questi danni. Se si può arrivare a Bill Evans, perdoniamo anche tu. Esatto, appunto, voglio dire. Bene, io di questo album che vorrei dire tante cose, in realtà però le voglio far dire a te. Come è nato e che cosa come lo vuoi raccontare, se ce lo vuoi raccontare, se vogliamo dare un po' un'idea. Allora, quest'album ha una storia un po' particolare, perché era stato già registrato un anno prima. Siamo in uno studio a Roma, però purtroppo abbiamo avuto dei problemi proprio tecnici in fase di registrazione, nel senso che andava via la corrente mentre registravamo. Ah, bene. E quindi sono tornato a casa con diciamo materiale che non era sufficiente, ho solo registrato una trentina di minuti buoni. Quindi poi ho pensato di rifarlo da capo, un anno dopo aggiungendo alcuni brani, e siamo andati in studio, in uno studio tra l'altro bellissimo che sta vicino a Udine, insomma qua dietro l'angolo, siamo andati un po' fuori porta. E l'abbiamo rifatto da capo, tra l'altro l'ho registrato con due musicisti con i quali io suono già da 8 anni, che sono Luca Bulgarelli e Marcello Di Leonardo, anche loro abruzzesi, Luca è di Pineto, Marcello è di Pescara. Oh, che bello. Ecco. Però ci siamo incontrati a Roma, pensa un po', vedi come va la vita. Come mai vi siete incontrati? Ci siamo trasferiti a Roma tutti e tre, loro da prima di me, io vivo a Roma dal 2002, loro Marcello insomma da un po' di tempo, Luca anche. E tramite insomma altri musicisti ci siamo incontrati e vedi, è nata questa perché cosa. Manca una tradizione abruzzese in questo senso, no? Perché è impensabile che non ci sia una mappatura, seppure mentale, da parte di questi giovani artisti, non più esordienti peraltro, no? Certo. Qui siamo in presenza di strutture, di personalità artistiche vere e proprie, che non hanno la conoscenza l'uno dell'altro, perché le radici non ci sono. Adesso le nostre radici culturali in senso artistico, soprattutto musicale, diventeranno loro probabilmente dalla prossima generazione. Qualcosa si svilupperà. Spesso qui abbiamo parlato anche con altri pianisti, abbiamo avuto Tony Fidanza, abbiamo avuto Michele Di Toro, il problema di fondo è che non ci sono magari dei luoghi adibiti in Abruzzo per questo tipo di incontri, per questo tipo di divulgazione. Non no? Tanto per il jazz quanto per la musica dal vivo. Certo, in generale, è ancora più grave se vogliamo. No? Cosa che almeno qualche anno fa a Pescara c'era per esempio il Cabala, che era una realtà dove era veramente il quartier generale, venivano da tutta Italia a suonare, ma anche, cioè so che anche perfino Chet Baker è andato al Cabala a suonare. E cosa è successo adesso al Cabala? Adesso è successo che, insomma, stanno cercando di ripartire, insomma, sotto
un'altra sede, insomma le cose stanno, pare che stia rinascendo qualcosa. Oh, beh. Poi voglio dire che Pescara, l'Abruzzo, Teramo, è una fonte di talenti, ma da sempre. Potrei citarne veramente tanti di musicisti che poi alla fine hanno fatto veramente, hanno preso il volo. Quindi è un peccato che non ci sia, diciamo, possibilità poi per esprimere quello, ecco, che... Ecco, allora tu adesso hai l'occhio esterno, no? Di uno che comunque è partito dall'Abruzzo, mm-hmm, è finito a Chicago prestissimo, sì, avevi 17 anni, quindi hai girato parecchio, ti sei fatto il tuo nome e adesso puoi vedere l'Abruzzo, mm-hmm, in tutto il suo potenziale, sì, e no. Che cosa dobbiamo fare? Secondo te, cosa deve fare l'Abruzzo per aiutare i musicisti come te ad arrivare a Chicago, ad arrivare a Roma, ma a tornare anche a suonare a Pescara? Perché insomma. Intanto, ecco, sicuramente più spazi per la musica, perché appunto di musicisti e di talenti anche giovani ce ne sono. Poi c'è anche da dire che per un musicista ci vuole fortuna, insomma, non è facile vivere solo di musica. Ci vuole fortuna, ci vuole tanta pazienza, ci vuole studio sicuramente, perché poi non è che le cose nascono così. Certo. Ci vuole tanto sacrificio, insomma, è una vita, diciamo che non è, io non credo tanto nel luogo comune dell'artista un po' svampito. Estemporaneo che trova. Vedete questi capelli, però in realtà... In realtà la mattina ti svegli presto. Sì, sì, infatti, ero già sveglio da ore. Vero? Da ora. Che la ti svegli la però mattina? Non... Ma dipende, se devo partire anche presto. Cioè, sì, comunque veramente, per essere un musicista, gli ho detto le 8:15 e non ho avuto la reazione che mi aspettavo, nel senso che mi aspettavo una reazione molto più tragica, invece l'ha presa bene. No, quindi... no, beh. Possono essere 8:15 come mezzogiorno meno un qua, dipende dai giorni. Non esistono le domeniche, non esiste certo. Natale, non esiste Ferragosto per un musicista. Può essere lavorativo anche. Ma certo, ma certo. Però è attrezzato a tutto. Vedete la foto della copertina? Vabbè, questa è un po' che, cioè, le famose mani nei capelli, esatto. No? Perché è la, esatto, sì, sì. È la risposta alla vita. Alla in qualche modo ce la faccio. Della musica, ecco, sì. In allora Claudio, per chiudere con te, abbiamo detto sei in tournée sia con Mario Biondi che con Fabrizio Bosso, sì. Perché ho visto che con tutte e due ti stai alternando. E stasera sei a Roma, quando ti rivediamo in Abruzzo? Spero presto. Perché io ho visto una data di Lanciano molto in là. Molto in là. Speriamo ce ne siano altre. Ma sicuramente ce ne saranno, poi vabbè. Ok, sei stato poi a Pescara venerdì, purtroppo non lo sapevo, mi sono persa questa cosa. Eri con Mario Biondi? No, ero con il trio. Abbiamo presentato. Con il trio, bene, perfetto. Vabbè, allora che dire, seguitelo sul suo sito claudiofilippini.com. Mi raccomando, ascoltatevi questo CD perché veramente merita. Grazie Claudio Filippini. Grazie a voi. Grazie, ma torniamo a... E poi naturalmente può intervenire sull'argomento che riprendiamo adesso. Allora, eravamo arrivati al punto topico della questione, e cioè c'è un'organizzazione vera e propria, le cose non accadono a caso, nemmeno i piccoli furti in appartamento. E nemmeno più nel che appartamento, noi parliamo, purtroppo questo è un reato che colpisce le case singole, le cosiddette ville, sì, certo, che certo. Non per forza devono essere ville, certo. Sono appunto gruppi che vengono e sanno dove devono agire, cosa devono colpire. Questo significa non portano che ci sono dietro le refurtive, ma c'è qualcuno che sul posto recupera e tiene tutto il materiale. Quindi noi stiamo parlando di organizzazioni a livello pianificato tutto, quindi non è come eravamo abituati noi negli anni nostri Franca, dove c'era magari di giorno ti assentavi da casa, tornavi e trovavi tutto, certo, sto quadro, tutto sto quadro, hanno venuti i ladri. Invece questa qui è una questione anche che ti colpisce sotto il profilo psicologico. Perché? Perché quando ti succede questo non sei più sicuro, non dormi, hai problemi, sono dei problemi che rimangono queste, dopo. Certo, ma questa organizzazione, queste bande, allora intanto chiamiamo le cose con il loro nome perché anche quando è doloroso va fatto.
Allora, si tratta di stranieri comunque. Guardi, noi non dobbiamo nasconderci nel dire le cose come stanno. Maggior parte sono rumeni specializzati a fare questo genere di furti. Il che in naturalmente non significa, lo dico per gli amici a casa, non significa nulla, non significa una presa di posizione, non significa una necessità di criminalizzazione. È però un dato di fatto che va registrato. Di fatto, come se erano napoletani avremmo detto napoletani, se erano terramani avremmo detto terramani. La maggior parte di questi furti purtroppo vengono commessi con questa modalità da rumeni. Sono anche persone, purtroppo arrivano sul nostro territorio, persone anche tra virgolette spietate, disposte a tutto. Quello che si sta registrando, io sul territorio mi permetto di dire queste cose perché ho avuto modo di parlare con le persone che hanno già subito questo, addirittura nell'arco dell'anno due volte, tre volte, cioè è diventato tipo supermercato. Sta succedendo questo, che queste persone che subiscono più di una volta questo genere di reato non vanno a fare la denuncia. Perché? Perché scoraggiati dagli scarsi risultati, automaticamente si sta verificando questo, non vanno a denunciare la seconda o la terza volta il terzo furto. Questo che cosa ci sta creando? Ci sta creando anche un problema, che c'è il rischio che ci si venga a dire i reati stanno diminuendo. Cosa che succede quando c'è la presentazione dei dati. Ecco, allora, famoso. A Teramo e provincia ci sono meno reati rispetto a due anni fa, in realtà sono aumentati, la gente è stremata e non ha più nemmeno la forza di andarla a denunciare. La gente non va più a denunciare, questo è... Quindi questo poi incide sui tagli, scusa. Ha due valenze, Franca. Una è quella di le statistiche non sono più veritiere, quindi ci sentiamo dire pure tutto a posto. Che va tutto bene. Va tutto bene. Dai. E il secondo aspetto, secondo me anche il peggiore, è la persona non ha più fiducia nello Stato. Questa è la cosa forse peggiore. Perché? Perché non andando più a denunciare io non ho più fiducia in quello che voi state facendo, che non mi state proteggendo. C'è questo rischio che una persona inizi a pensare a difendersi da solo. E qui iniziamo, secondo me, in un tasto un pochettino delicato. Allora, a Monturano, questa è un'altra cosa che mi ero preparata per questa mattina, mentre in Umbria, dall'Umbria ci arrivano segnali terribili di questo tipo, a Monturano abbiamo visto una cosa che finora non era mai successa. Io stessa in rassegna stampa l'altro giorno ho detto, parlo del furto, alla gioielleria, l'uomo si è difeso, ha sparato, ha ucciso la rapinatrice. Io l'altro giorno ho detto due fatti nuovi commentando questa notizia. Il primo, due donne nella banda, ed è una cosa non comune fino ad oggi. Secondo fatto nuovo, la gente che fuori dal negozio acclama l'assassino, il di fatto, l'uccisore comunque. No? Il gioielliere che ha sparato. Questi sono due fatti che comunque impressionano e due nuovi conti con cui, due nuove cose con cui fare i conti. La reazione, l'esasperazione che si porta appunto la gente, che può essere un negoziante, un gioielliere che subisce la terza, quarta rapina, che può essere la persona che mentre dorme con i propri figli, con la propria moglie, si ritrova delle persone dentro casa. E purtroppo sono delle reazioni che noi dobbiamo iniziare a capire e a comprendere. Perché? Perché l'esasperazione porta a questo. Cosa che non dovrebbe succedere, perché noi abbiamo il diritto di essere difesi. Noi dobbiamo dormire nella tranquillità. Questo è un reato che deve essere messo nella prima posizione, nel senso che è un reato dove bisogna che tutte le forze dell'ordine, che lo Stato... Anche con nuove leggi, perché cosa rischia il furto in abitazione? Due giorni, tre giorni, forse nemmeno andare in galera. Cioè, questo è il vero problema. Noi dobbiamo portare questo reato
e dargli un'importanza, non perché si chiami semplicemente furto, no, questo è furto in abitazione, dobbiamo dargli una collocazione diversa, una collocazione ancora più concreta. Per evitare che ci sia attaccato poi, che si trascini dietro questo fatto di violenza, perché tu hai prima hai usato l'espressione queste persone sono, come ha detto, crudeli, hai detto sono spietate, sono disposte a hai detto tutto. Arrivano sono disposte con a atteggiamenti spietati. A tutto nel senso che sono disposto a tutto, nel senso che si è verificato purtroppo che se su un'abitazione non trovano quello che desiderano, sono disposte anche a far sì dove la cassaforte, magari uno purtroppo la cassaforte non ce l'ha, sperando di essere creduto. Sono arrivati addirittura ad accendere il ferro da stiro e bruciare sulla schiena la persona, quindi a mo' di tortura, finché non mi dici dove tieni nascosto i tuoi soldi. Cioè, quando si ha un gesto di questo, si subisce un gesto di questo genere e ti rendi conto che non sei tutelato da chi dovrebbe tutelarti e arrivi a un discorso di difenderti da solo, ma è normalissimo, penso che sia normale. Che si deve fare? Si devono tenere i soldi in casa o non si devono tenere allora? Perché il nostro questore dice di non tenerli, io preferirei... Di non tenerli non ne ho, è una teoria. Da quest'altra parte, questa persona che non aveva soldi ha subito delle torture perché non aveva soldi. Adesso noi ci dobbiamo mettere in mezzo. Io penso che la soluzione migliore sia quella di avere più macchine, più pattuglie di notte in giro per il nostro territorio. Anche perché io vorrei dare dei dati perché c'è qualcosa che a me suona male, perché sul sito della Questura vengono pubblicati i dati, famose statistiche che dicevamo prima. Nel 2010 sono stati dalla volante, quindi la macchina che noi vediamo sia di giorno che di notte che gira sul nostro territorio, nel 2010 64 arresti e 251 indagati, nel 2011 20 arresti e 190 indagati, quindi c'è stata una diminuzione, ma diminuzione perché? Noi ci dobbiamo chiedere perché, perché sono diminuiti i reati, siccome i reati non sono diminuiti, noi ci dobbiamo chiedere il motivo, c'è qualcosa che non va, non va e va vista, va migliorata, perché noi non possiamo pensare che gli obiettivi sensibili, così è un gergo, vengono chiamati, e fino ad oggi sono prefettura, comune, vescovado, mi sfuggerà qualcos'altro. Noi gli obiettivi devono diventare le persone. E gli obiettivi sensibili, scusami, gli obiettivi sensibili nella storia di questa costruzione dello Stato non è mai stato il cittadino l'obiettivo sensibile. È ovvio che in uno Stato di privilegio come il nostro, la prefettura è l'obiettivo sensibile. Se noi abbiamo solo due macchine, o una macchina addirittura, perché questa macchina deve girare intorno alla prefettura e non intorno a Villa Mosca, San Nicolò o nei quartieri più isolati o queste famose case isolate? Questo è il vero dilemma. Allora, sono delle contestazioni che io faccio pubblicamente, mi sento di farle, ma non perché io voglio dire come si debba gestire o non gestire una situazione di questo genere, un amore di Dio. Io da cittadino raccolgo le lamentele delle persone. Da cittadino, da consigliere comunale. Va bene. Da politico, cioè hai... Non ho molto di politico. Scusa. È un impegno. Ci sono dei fatti che sono istituzionali e come tali vanno sottolineati. Tu hai un ruolo istituzionale e quindi tu non vai a commentare o a criticare ciò che fa il questore o chi per ma vai a chiedere notizie e vai a esprimere, a riportare con situazioni che da altri hai raccolto, perché è tuo dovere farlo. Perfetto, questo è un simbolo che ho dato al mio sindaco, perché è lui che mi rappresenta in questo tavolo istituzionale che è in prefettura, appunto perché io ho raccolto queste lamentele, ho raccolto questo disagio. Sentirsi dire stasera io non vengo a cena perché dopo le 9 devo stare a casa, perché la mia famiglia non si sente sicura, perché è la seconda volta e la terza volta che mi vengono a rubare di notte mentre dormiamo, e cioè i ragazzi che di sera si mettono a piangere se il padre non è lì. Beh, guardate, questa è una cosa allucinante, però è una cosa reale. Noi non abbiamo una zona di Teramo
periferica che non ha subito queste problematiche. Noi abbiamo delle zone che fanno le ronde, cioè i cittadini che si mettono d'accordo, stanotte lo fai tu, domani lo fai tu, quest'altra notte la fai tu, ma qui c'è qualcosa che non va. Addirittura a Chieti, ho preso degli appunti, chiedo scusa, non ricordo se Torrevecchia, c'è la Proloco che si organizza insieme alle guardie giurate, se le pagano loro le guardie giurate. A Scafa, Pescara, c'è l'associazione tutela del territorio, idem, perché sono esasperati da questi, da questa problematica e intervengono in prima persona, cioè, quindi sto portando degli esempi anche fuori comune, quindi torniamo a parlare di tutta la nostra regione, di tutta qui, la problematica. Della regione. Quando le persone sono insicure, quando le persone sono costrette a ricorrere alla polizia privata, quando queste persone sono costrette a turnarsi per tutelare il proprio territorio. Ma questo poi diventa pericoloso, ovviamente. Torniamo appunto al discorso che facciamo prima, il difendersi da soli. Difendersi da soli. Questo purtroppo si sta verificando questo. E io sul mio territorio, prima che succeda qualcosa di magari di eclatante, come purtroppo abbiamo visto... Allora, rapidissimamente, due cose da fare nell'immediato, adesso che si è appena insediato il prefetto, che mi auguro, ha già detto che è una città pulita, gradevole, mi auguro che non veniamo subito tutti presi dalla necessità di dire a Teramo non ci sono problemi, così come non ce n'erano all'Aquila per la mafia, per le infiltrazioni mafiose, così come non c'erano problemi per gli insediamenti rom a Pescara, così come non ci sono problemi di accattonaggio a Teramo, no? Mi auguro che non ci prenda ancora questa fregola di dire, arrivando da fuori, tutto bene, quasi a voler essere accettato. Io sinceramente credo che non vada fatto dell'allarmismo, ma non capisco come non possa essere non debba essere allarmante per esempio il fenomeno dell'accattonaggio teramano, che qualcosa significherà, no? Certo, bisogna capire anche che dietro anche all'accattonaggio vi sono organizzazioni, cioè queste persone arrivano in Mercedes, vengono farti scendere nel loro modo di impietosire, quindi dai ragazzini alla persona anziana. Addirittura ci sono paesi in cui neonati vengono nati sani, vengono volutamente malformati, cioè magari con i piedi sulle mani per impietosire la persona che deve fare l'elemosina. Certo. Dietro vi sono delle organizzazioni, certo. Cioè non è fare l'elemosina a una persona che ne ha bisogno, perché io sono il primo a dare un aiuto, ma sono dei soldi che vanno a finire all'organizzazione. Allora, risposte pratiche in 20 secondi. Risposte pratiche? Cosa fare con l'accattonaggio? Soldi sì, soldi no? A chi ti lava i vetri, a chi ti chiede i soldi per strada? Perché ci dibattiamo tutti in questa... Questa è una coscienza, ognuno di noi ha una propria coscienza, bisogna sapere le cose come stanno, poi ognuno di noi è libero di fare quello che vuole con i propri soldi. Su questo però, io non... Il fatto che ci sia questa insistenza nell'ambito della propria città, dentro i negozi, che ti suonino a casa per chiedere, io questo ritengo che non sia una cosa accettabile. Poi, seconda cosa, aprire la porta, non aprire la porta, aprire il citofono a chiunque ti chiami, no. Fermi, io aspettiamo. No, io soprattutto alle persone anziane lo sconsiglio, perché purtroppo ci sono state anche situazioni poco piacevoli per persone anziane che non si sono potute difendere da queste qua situazioni. Qua lo vediamo continuamente, sulla strada io ritengo che se una persona voglia fare l'elemosina, nel senso che vuole dare i propri soldi per chi ne ha bisogno, ha molte possibilità per poterlo fare. Enorme, non serve che dia un euro benissimo. A quello che ti lava i vetri, mettendosi a rischio. Altra cosa ancora, il nostro questore insiste nel dire che dobbiamo essere più partecipi, più coinvolti, dobbiamo chiamare il 112 e il 113 più di frequente, per dirgli che cosa, da quale punto in poi... Se una persona nota qualcosa di anomalo, è chiaro che deve telefonare, deve chiamare 112, 113 e non si discute su questo. Il problema è che se io devo stare sveglio tutta la notte
per salvaguardare la mia abitazione, i miei figli e mia moglie, e devo io vedere quando arriva e poi chiamare il 113. Lo farò pure, per l'amore di Dio, però io la notte dovrei dormire. Ognuno deve fare la propria parte, io la notte devo dormire, altri sono deputati. Se devo stare sveglio è un altro discorso. A chiamare il 112, certo. Allora, ci aggiorniamo prima della conclusione della nostra trasmissione su questo argomento, ovviamente, così come auguro che ci aggiorneremo sui successi. Certo, appena tornerà in Abruzzo, spero che Claudio torni a farci visita, saremo ben lieti di ascoltare anche le sue avventure. E soprattutto la sua musica, ovviamente, le sue esibizioni, prima siamo rimasti molto colpiti. Allora, Manuela Collevecchio, chiudi tu e dai appuntamento anche. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, il consigliere Fracassa del PDL Teramo, ringrazio Claudio Filippini, ci ritrovate qui domattina alle 7 con la rassegna stampa della nostra Franca, con me ci sarà però nella seconda parte Ferruccio Benvenuti, e che dire, buona giornata a tutti, ci vediamo domani. Grazie, a domani. Buongiorno.